assaggiato in Grand Cru, a me è capitato 2 settimane fa di, fra l'altro alla Vinoteca al Chianti, quella degustazione hanno fatto sui vini francesi, c'era uno Chambertin di Trappé, che era una cosa da lacrime, buonissima, nel 2002, annata straordinaria, ed era tipo questo, però ovviamente moltiplicato 10. Anche nel prezzo, vabbè, ma comunque è veramente ricco, intenso, speziatissimo, veramente quasi poco bevibile da quanto era intenso. Questo invece è molto più gentile, molto più delicato, molto più pronto da berlo stasera. Ecco, se lo mettete in bocca, sentite che sensazione, qui i tannini si sono effettivamente addolciti, questo si capisce che 4-5 anni fa era un vino quasi imbevibile, vedete già ora un po' di tannino verde si sente anche ora, non è il classico pinot nero che va giù bene, tranquillo eccetera, un pinot nero effettivamente un pochino più duro della norma, però vedete in bocca la persistenza della frutta quanto rimane, vedete questa marena che vi rimane in bocca, io continuo a percepire, nota calorica molto elevata, speziatura, nota pepata che rimane in bocca per un po' di tempo. Ecco, sicuramente non il classico pinot nero tranquillo da serata di riposo, da cena tranquilla, però con una carne adeguata, un bel piccione lardellato, ecco, questo vino sicuramente fa la sua figura.